servirà, ma forse perché oggi si parla di individuo, si va a focalizzare i punti deboli della società, perché ci sono punti deboli della società. Io ho la sensazione che noi fanno crollare la costruzione, noi ci stiamo. Nelle ultime elezioni ha dato la partecipazione per la formazione dei cittadini. Tutti abbiamo il dovere di formare non solo il cittadino, ma il buon cittadino. Questa è una responsabilità della comunità ecclesiale, della politica, delle forze dell'ordine. Ringrazio il Cresciano per l'impegno di commissione e invito Luciella a fare. La domanda che ci si pone è questa: non si corre il rischio di una democrazia puramente formale se non c'è uguaglianza di fatto? Ma presenta molte difficoltà e molti problemi che da anni continuano ad esistere e forse anche a demotivare ancora di più, e ne parli nel mondo. Ognuno di noi deve contribuire a preservare le nostre spiagge, il nostro mare, le nostre origini, le nostre bellezze, per noi stessi e per le generazioni future. Grazie. Aiuto a questa gente qui stasera, perché vogliamo che questi interventi si realizzino. Sappiamo che ci sono state anche altre priorità, parliamo sempre dei disastri che accadono in tutta Italia, perché il dissesto idrogeologico non è presente solo qua. Però noi assolutamente abbiamo questa priorità, dobbiamo risolverla, perché altrimenti qui sparisce veramente, non soltanto dal punto di vista economico, ma sparisce una comunità. Quindi assolutamente un plauso anche per l'iniziativa. E ribadisco i concetti: rispetto fra le parti e collaborazione. Non voglio dire altro, anche perché gli interventi sono stati lunghi, ma importanti, hanno tutti sottolineato dei tratti notevoli. Quindi mi fermerei semplicemente a questi concetti e ringrazio gli organizzatori e il senatore nuovamente. Grazie.